Non è il solito petto di pollo. Questa ricetta indiana cremosa e speziata è un'idea super originale per la cena. Prepararlo è più facile di quanto immagini. In un pentolino fai cuocere il burro con latte di cocco e curry finché non diventa una salsina non troppo liquida. Il latte di cocco aggiungerà un retrogusto dolce, ma tu puoi usare anche lo yogurt bianco per un sapore più forte. Una volta pronta, togli dal fuoco e metti da parte. Intanto taglia il pollo a tocchetti abbastanza doppi e mettili in una ciotola aggiungendo la salsa al curry con sale e amido di mais. Intanto clicca su iscriviti per non perdere altre ricette deliziose come questa. Dai una bella mescolata per far sciogliere tutto. In poco tempo la salsa risulterà più densa. Metti da parte e lascia macerare 30 minuti. In una padella fai soffriggere con l'olio la cipolla, l'aglio e il peperoncino. Quando saranno dorati, versa il pollo e lascia cuocere per bene per circa 20 minuti, facendo addensare la salsa e girando di tanto in tanto. Aggiusta di sale e aggiungi un altro goccio di latte di cocco per una salsa più cremosa. Quando sarà ben cotto, potrai servirlo. Noi abbiamo scelto di accompagnarlo come nella ricetta classica con del riso basmati. Morbido, cremoso e il sapore indescrivibile. Ti sfidiamo a non volerlo preparare subito.